Si chiama il Mappamondo e oltre ad essere un'associazione che promuove l'idea e la filosofia di fondo di un consumo critico e di una giustizia sociale, opera anche attraverso un negozio di commercio equo e solidale in quel di Chioggia, dietro la chiesa di Sant'Andrea. Ormai conta 15 anni di vita, tanto che il negozio si è spostato negli anni da Sottomarina a Chioggia nel 2003, dove opera tuttora, grazie all'impegno di 29 volontari che quotidianamente portano avanti l'attività e le iniziative di carattere sociale e culturale in tema, in collaborazione con il negozio Corti e Buoni di Padova, con cui si è fuso dal 1 gennaio 2012. A raccontarci com'è nata l'associazione e come si inserisce nel tessuto sociale di Chioggia è il presidente Giorgio Rossi. Allora, nello specifico gestiamo questa bottega di commercio equo, forniamo i prodotti a gruppi e associazioni che li propongono nelle loro parrocchie e nei loro incontri. Lavoriamo molto nelle scuole fin dalla nascita, portiamo dei progetti che in parte vengono sostenuti con i bandi regionali del commercio equo, la legge 6 del 2010 o con la legge 55, quella che la regione si è data per promuovere pace e solidarietà tra i popoli. Ecco, più facciamo alcune iniziative pubbliche, facciamo incontri di formazione per i nostri volontari, per gli insegnanti e cerchiamo di portare alla città anche un'educazione al consumo critico e responsabile. Prodotti dal sud del mondo, ma anche prodotti dal sud della nostra penisola in collaborazione con Libera, tanto che la stessa associazione Il Mappamondo ha promosso in quel di Chioggia anche un presidio locale di Libera intitolato a Don Peppe Diana. Il commercio equo da alcuni anni lavora solidarietà a 360 gradi, che vuol dire che si lavora molto con Libera Terra, che il marchio che si è data all'associazione Libera per promuovere i prodotti coltivati sulle terre confiscate alla mafia. Ma da due anni il consorzio nostro CTM Altromercato ha costruito un nuovo ambito di intervento che si chiama Solidari Italiano, che è una collaborazione con alcuni carceri che producono alcuni prodotti che noi possiamo trovare qui in bottega, va dal carcere di Saluzzo, al carcere di Trani, al carcere di Siracusa. Anche il commercio eco solidale sente la crisi? Anche il commercio eco solidale sente la crisi. E il nostro consorzio sta promuovendo alcune azioni che, tipo la spesa del mese, per tentare di sostenere, diciamo, come consorzio di costi per ridurre sostanzialmente alcuni prodotti per 4 mesi, in modo da dare a tutti la possibilità, sostanzialmente a chi è in crisi, di poter comunque continuare a utilizzare questi prodotti. Ecco, comunque il dato è che la differenza fra l'acquisto di prodotti di commercio eco e prodotti di acquisti normali, vuol dire, non corrisponde per l'acquisto di prodotti essenziali neppure il costo di un pacchetto di sigarette al mese. E se l'associazione invita appunto ad un consumo critico e consapevole, ecco anche la campagna Emozioni Solidali, ossia la proposta di bomboniere per i momenti speciali, eco e solidali e rispettose dell'ambiente e dell'uomo. Allora, in questo periodo la nostra bottega, con il consorzio del sistema altromercato, tutte le botteghe che vi aderiscono, promuovono emozioni solidali, vengono attrezzati degli spazi per presentare tutte le possibili offerte, possibilità per avere delle bomboniere ecosolidali, perché il segno qual è? Rendere questo momento importante per la vita di una persona, importante anche per la comunità, voglio dire, importante per questo mondo che ha la possibilità quindi di creare non un dono che domani diventa un rifiuto, ma un dono che ha creato una condizione di giustizia in alcune realtà del sud del mondo o anche qui negli ambiti, come ho detto, di Libera o delle carceri. Infine, ma non certo per importanza, perché è proprio dai più giovani che deve partire una nuova mentalità e cultura della giustizia sociale di un mercato globale ma rispettoso delle persone, l'associazione propone anche un'intensa attività di promozione e sensibilizzazione nelle scuole. Attività che potrà essere supportata da aprile prossimo anche da un volontario del Servizio Civile Regionale che ne avrà fatto richiesta, avrà passato il bando apposito e lavorerà appunto per l'associazione per un anno intero a 10 euro al giorno. Allora, noi alle elementari partiamo dalle cose che consumano, quindi quello che mangiano a colazione, gli ingredienti, poi arrivare alla biodiversità, alla stagionalità e poi ai problemi un po' più difficili per loro dell'economia, della distribuzione della ricchezza.
e loro, i bambini, hanno un grande senso di giustizia, quindi facciamo un gioco in cui si distribuisce un po' la ricchezza tra i bambini e si vede che c'è chi alla fine non mangia nessun biscotto e chi invece dovrebbe mangiarne 6-7, e questo li colpisce abbastanza e quindi chiedono poi cosa possiamo fare, e quindi lì si introduce il tema del commercio ecosolidale, che è quello che noi cerchiamo di portare, di promuovere. Invece alle medie già possiamo fare discorsi un pochino più complessi, quindi partiamo sempre da giochi di ruolo, quindi i ragazzi si sentono molto parte poi di questa proposta e vivono sulle loro spalle, sulle loro pelle, quello che poi in realtà vivono tutti i giorni i nostri produttori, anzi non i nostri produttori ma le persone del sud del mondo. E quindi anche lì scattano delle domande, dei meccanismi, e poi li facciamo riflettere anche sugli immigrati in questo modo, perché c'è un vissuto sempre un po' negativo, almeno quando andiamo nelle scuole, invece si fa capire le condizioni in cui vivono queste persone e come mai quindi loro poi vengono qui.